Nel corso della mia permanenza qui sul tubo, ho più volte tentato di trattare le tre, fallendo sempre miseramente. Prima ho tentato la via della classifica, ma l'inesperienza generale dei tempi andati mi portò ad abbandonare tutto, al punto tale che la flop di allora finì per non caricarla mai. E poi, anni dopo, ritentai la fortuna con un progetto decisamente più ambizioso: trattare una per una ogni singola conferenza nel dettaglio. Peccato solo che il tempo necessario per realizzare il tutto si rivelò essere davvero troppo, ed anche quello fu un progetto che venne lasciato a metà. Ora però, rieccoci qui con un Freccia più ricco di esperienze e pronto a regalarvi nuove classifiche, seppur leggermente diverse rispetto al passato, molto passato. In primis, come per ogni mia classifica, sia per la top che per la flop verranno prese in esame soltanto le mie considerazioni personali e le posizioni non avranno un numero prestabilito, potrebbero essere 5, 13, 20, dipenderà tutto da caso a caso. Secondariamente, le diverse posizioni di questa classifica non riguarderanno necessariamente solo le conferenze delle tre, bensì l'intera fiera, comprensiva di tutti gli annunci e tutte le novità che sono state annunciate anche in post diretta. Ciò detto, non dilunghiamoci oltre e andiamo a vedere insieme che cosa in questo E3 2017 è riuscito ad infiammarmi il cuore. Inutile girarci troppo attorno, ciò che fin da subito ha saputo conquistarmi di Cuphead è stato indiscutibilmente il suo stile grafico da cartone Walt Disney anni 30, un comparto tecnico ed artistico semplicemente eccezionale, capace di rapirmi il cuore e l'uccello. Mi ricordo di come guardavo innamorato i primi trailer rilasciati, di come li osservavo estasiato ancora e ancora e ancora. Però ragazzi, ok la bellezza estetica, ma il gameplay? Fortunatamente non è tutto fumo quel che abbiamo visto, ed anzi, la struttura ludica del titolo, che ci avrebbe messo nella condizione di dover affrontare solo una lunga serie di difficilissimi boss, rappresentò per me la proverbiale ciliegina sulla torta. E state attenti, poiché l'uso del condizionale non è purtroppo stato casuale. Ben presto, infatti, una tristemente nutrita schiera di videogiocatori col moccio al naso dovette ovviamente rompere i coglioni degli sviluppatori. Ma così il gioco non è vario! E però io poi alla lunga mi annoio! Ma così durerà troppo poco! Risultato a livello pratico, gli sviluppatori hanno provato ad aggiungere delle fasi platform ed il titolo è stato posticipato per anni, tra l'altro con risultati non proprio eccelsi. Le sezioni ludiche da platform 2D più classiche non si sono infatti rivelate poi così ben fatte, troppo confusionarie, troppo caotiche. Dopotutto ci sarà pur stato un motivo se inizialmente non volevano introdurle. Fatto sta però che oggi, alle 3 2017, Cuphead si è ripresentato nuovamente e soprattutto ha tirato fuori una data d'uscita. Finalmente, cazzo! Sono felice di sapere che il titolo sia addirittura d'arrivo? Sicuramente sì, ma attualmente il mio eccitamento generale è fuso a doppia mandata con un senso di terrore inimmaginabile. Cosa sarà diventato Cuphead? Sarà riuscito nel suo intento o le fasi platform saranno ancora un pugno nello scroto? E chi lo sa, ormai mancano soltanto pochi mesi alla tanto attesa verità, ma non vi nascondo che la paura di ritrovarmi con un titolo qualitativamente sotto le aspettative, solo per colpa di qualche idiota che non sapeva come altro rompere le bolas, la sento oggi più forte che mai. Ecco quello che potrei definire la migliore rappresentazione della mia goduria targata E3, ovvero ritrovarmi con una nuova IP totalmente inaspettata e fuori dagli schemi canonici a cui siamo ormai abituati. A Way Out è proprio questo, una nuova proprietà intellettuale con una struttura di gameplay diversa dal solito, una delle poche sorprese viste durante la conferenza EA che mi hanno davvero lasciato interessato. L'idea di questa esperienza interamente cooperativa sembrerebbe essere finalizzata a far fuggire i due protagonisti da una prigione di massima sicurezza. Una decisione sulla carta tanto interessante quanto inaspettata da una software house come Electronic Arts, che tutti quanti sappiamo bene non essere una società
che ama rischiare. A quanto pare però questa volta mi devo davvero ricredere e mi ritrovo costretto ad ammettere che EA è riuscito a sorprendermi, seppur ben presto sia sorto un problema. Passato qualche tempo dall'evento, dedito a liberarmi dagli orrori che 4 giorni di schifezze avevano portato dentro di me, ecco che improvvisamente realizzo. Ma cazzo! Ed io con chi lo gioco a Way Out? In quanto titolo cooperativo, l'opera di EA è stata pensata come un qualcosa da doversi godere in cooperativa, e grazie al cazzo aggiungerei, ma proprio in ragione di questo non potrò mai giocarlo online con gente a caso, immaginate il disastro che ne uscirebbe, dovrei godermelo con qualcuno che conosco, qualcuno che però non ho a portata di divano. Ecco la fregatura, sono davanti ad un titolo dalle grandi potenzialità e capace di farmi godere come un riccio, che però potrei non riuscire a gustarmi in toto proprio a causa della sua peculiare struttura ludica. Bella inculata. Quante volte vi è capitato di ritrovarvi ad avere a che fare con dei brand che sono un continuo saliscendi tra titoli ottimi e seguiti aberranti? Sicuramente diversi. Però vi è un IP, vi è un'icona videoludica in particolare che ha saputo farci tanto soffrire quanto godere. No, non sto parlando di lui. In realtà non sarebbe neanche questo. Ok, è vero, ci sono tanti brand che sono stati sfruttati da cani e porci, ma su via, in questo caso è ovvio che io stia parlando di... Mamma mia, che gioco di merda, ragazzi. Dopo l'ignobile Sonic Boom ed il fantastico Colors, dopo il noioso Unleashed ed il divertentissimo Generations, Sega ritenta la fortuna con Sonic Force, riprendendo proprio l'idea di Generations e dandoci la possibilità di impersonare sia il Sonic odierno a cui tutti nel bene o nel male ci siamo abituati, sia quello del passato, la vera creatura che abbiamo imparato ad amare. Non parliamo insomma di un'idea nuova, ma di un vero e proprio Generations 2.0, che personalmente non mi dispiace affatto. Niente stronzate, niente cagate pensate per trasformare il gameplay. Quando compro un Sonic lo faccio perché voglio che il mio riccio preferito adempia il suo unico compito: correre. E nei pochi gameplay rilasciati fino ad ora sembra proprio che Sega sia tornata sui suoi passi, sviluppando un titolo in parte ancora avvolto nell'ignoto e di cui molti aspetti verranno svelati solo in futuro, ma che da quanto visto finora è già riuscito a gonfiarmi le mutande dalla gioia. God protect us. Arrivati in 11ª posizione, eccoci a toccare un altro punto di grande gaudio per la mia essenza nerd, il sopraggiungere di una nuova IP dalle idee interessanti ed in sviluppo da un team talentuoso. Dopo averci regalato Remember Me e Life is Strange, opere che personalmente ritengo essere due piccole perle che ai tempi furono in grado di stregarmi, i ragazzi di Dontnod Entertainment hanno voluto nuovamente sorprendermi tirando fuori dal cilindro Vampyre, un titolo che fin dal suo primissimo annuncio è riuscito ad attirarsi tutto il mio interesse. In una Londra del XX secolo colpita da un violento morbo spagnolo, a sua volta accompagnato dal sopraggiungere di orrendi vampiri, ci ritroveremo ad impersonare i panni di un soldato che dopo essere stato morso proprio da una di queste creature della notte, dovrà decidere chi o cosa diventare nel corso del suo viaggio, nel pieno della sua avventura. Tra fasi stealth, action investigative e chi più ne ha più ne metta, il titolo sembra avere tutte le carte in tavola per entrare a far parte del mio personale Olimpo videoludico. Se a tutto questo aggiungiamo poi anche un'accentuata componente GDR che ci conferirà la libertà di comportarci come meglio preferiamo, compiendo azioni e prendendo decisioni che andranno a modificare pesantemente ognuno dei quartieri cittadini in cui potremo muoverci, le premesse per una piccola perla ci sono tutte. Ovvio che il risultato finale si riveli all'altezza delle aspettative ancora da vedere e come tutti quanti noi ormai sappiamo molto bene, quando il videogiocatore, un titolo ancora in sviluppo, non riesce a non aspettare, meglio che stia attento, perché da questo c'è il serio rischio che alla fine si faccia inculare. Indubbiamente una grande verità del codice della nostra industria, ma al contempo resto fiducioso e voglio continuare a credere che Vampyre si rivelerà essere esattamente ciò che desidero. Un bel titolo, niente di più.
Niente di meno. Finalmente, finalmente, cazzo, non vedo l'ora di poterlo giocare nel 2020. E sono ottimista. Ricordo bene di come esattamente alle 3 di un anno fa Sony presentò al mondo il suo nuovo God of War tra le danze inebrianti di un pubblico in festa, me compreso. Un God of War diverso da come ce lo saremmo potuti aspettare. Un God of War dalle meccaniche di gameplay completamente riviste e stravolte. Una scelta che ho maledettamente apprezzato. Purtroppo, ragazzi, c'è ben poco da fare. Il brand di Santa Monica necessitava di uno svecchiamento, di una trasformazione ludica. Non mi nascondo infatti che un God of War 4 con le meccaniche dei vecchi capitoli mi avrebbe profondamente deluso. O quantomeno non avrebbe avuto la stessa forza dirompente di questo Kratos Norrenu. Ciò che potei vedere alle 3 2016 mi riempì il cuore di gioia. Quei pochi minuti di gameplay bastarono per far tornare in me quell'insensato desiderio di The One che tanto spesso vado aberrando. Ecco quindi che a queste 3 sono stato nuovamente soddisfatto e Sony mi ha permesso di rivedere la sua nuova creatura in tutto il suo immane splendore. Immense mostruosità da dover fare a pezzi, terribili battaglie dove il sangue scorre a fiumi ed un Kratos più incazzato che mai. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Al contempo sono però rimasto anche parecchio interessato dai risvolti narrativi che il nano Arcieri potrebbe comportare per il nostro tanto amato protagonista e spero di cuore che il suo contributo nell'avventura non sia solo quello di rompiballe adibito a crearci inutili ostacoli. Il mio unico rimpianto è che, visti il livello lavorativo messo in mostra dai trailer rilasciati fino ad ora, unito ad alcune dichiarazioni degli stessi sviluppatori che parlavano di un gioco attualmente già totalmente giocabile e completabile per dalla mano, avrei auspicato in una data di lancio, ci credevo davvero tanto. E invece... Sto gran cazzo! E vabbè, pazienza, vorrà dire che continueremo ad aspettare, ma non vi posso nascondere che questa politica di Sony di volerci far squirtare come dodicenni al concerto di Justin Bieber per titoli ancora molto lontani dall'essere pronti, comincia a starmi parecchio sulle palle, ma di questo avremo modo di parlare in altra sede. Quando anni fa potei giocare al primo State of Decay, non mi sarei mai aspettato di ritrovarmi tra le mani uno dei migliori survival game a sfondo horror mai visti nella scorsa generazione. Era un titolo difficile e stratificato che mi tenne impegnato per un infinito numero d'ore, quindi potrete bene immaginare come mai l'annuncio di un secondo capitolo sia stato capace di farmi schizzare dalla goduria in maniera così preponderante. Ma Freccia, da un simile titolo quali cambiamenti ti aspetteresti? Quali novità vorresti che venissero introdotte? Cristo. Nessuna. Personalmente, ritengo che la formula originale dell'opera targata Undead Labs fosse già di per sé perfetta e da un suo seguito non cerco né stravolgimenti né idee innovatrici capaci di trasformare la struttura di gioco. Piuttosto spero in un ripetersi di quanto di buono già visto in passato, con un'ottima gestione sia della propria base che dei propri compagni, costretti a combattere con le unghie e con i denti per riportare a casa la pellaccia. E State of Decay 2 sembra proprio questo, un ripetersi di quanto di buono già fatto in passato con giusto qualche accorgimento qua e là a migliorare il tutto, e di questo onestamente non potrei essere più felice. Ma Freccia, non ti dà fastidio che il gioco sembri graficamente identico al suo predecessore? No.
L'unica novità degna di nota che gli sviluppatori hanno mostrato è stata l'implementazione della modalità cooperativa. Ma visto che a me di cooperare non potrebbe fregarmi nemmeno, sti gran cazzi. Eh sì ragazzi, oramai avrete capito che siamo entrati in quel circolo vizioso di seguiti su seguiti che permettono al mio membro di rivelarsi in tutto il suo splendore come ottava meraviglia del mondo. E la rivelazione di Metro Exodus ha rappresentato proprio uno di quei momenti di massimo gaudio che hanno ristorato il mio umore, probabilmente il momento più alto all'interno della conferenza Microsoft. Ho letteralmente adorato i primi due Metro e l'annuncio di un nuovo capitolo del brand, per me totalmente inaspettato, è stato veramente un grosso colpo al mio fragile cuore. Ok, è vero, il trailer mostrato alle 3 non poteva essere più finto di così, ma da quei pochi minuti di gameplay è stato comunque possibile vedere come il mood generale dell'intera opera sembri essere rimasto totalmente invariato tra città ormai in macerie, mostruosità di ogni genere pronte a farci a pezzi e soprattutto quelle terrificanti metropolitane moscovite dell'orrore che già in passato riuscirono a farmi leopardare più volte le mutande. In particolar modo però sono davvero fiducioso nei confronti della componente narrativa del gioco. I vecchi capitoli del brand non erano minimamente scontati, vi erano un botto di colpi di scena, personaggi incredibilmente caratterizzati e soprattutto quei cazzo di Tetri con i quali si era andata a sviluppare una storyline incredibile e che mi aveva preso per le palle. E non dubito che sarà così anche con questo nuovo capitolo. Al momento non si è ancora saputo praticamente nulla su ciò che potremmo aspettarci da Exodus, sia per quanto riguarda la storia che per quanto concerne il gameplay, di cui finora sembra chiaro solo che avrà un'impronta più aperta. Fortunatamente senza dover spaziare nel pieno open world, che davvero basta, non se ne può più. Ma non ho dubbi sul fatto che gli sviluppatori sapranno nuovamente sorprenderci. A questo punto aspettiamo ed incrociamo le dita. Mettiamo subito bene le cose in chiaro. Non ho mai amato quell'enorme universo supereroistico che oggi in tanti idolatrano. Superman, Batman, gli X-Men e tutti gli altri, sia in termini cinematografici che cartacei. Non che mi facciano schifo, ma non ho mai aspettato le loro uscite con il cuore palpitante. Diversa è stata invece la situazione delle rispettive controparti videoludiche, dove nel corso di queste generazioni ho avuto modo di mettere le mani su titoli che ho adorato. Gli X-Men su PSP, Wolverine e Deadpool su PS3, la fantastica saga degli Arkham con un Batman dalla minchia formato cavallo, ed ora eccoci su PlayStation 4, pronti a fare la conoscenza con Spider-Man. Uno Spider-Man che dopo i gloriosi capitoli per PS2 non è più riuscito a farsi valere. La maledizione però sembra sia stata finalmente spezzata e i ragazzi di Insomniac potrebbero star confezionando il miglior Spider-Man di sempre. Alla conferenza Sony purtroppo non abbiamo ricevuto alcuna indicazione sulla sua data d'uscita, ma il gameplay mostrato alle 3 è comunque riuscito nel suo intento più importante, strapparmi dalla bocca un poderoso "Lo voglio". Le meccaniche di gioco mostrate, le fasi stealth, il combat system, tutto è assimilabile a quanto già visto con la serie Arkham. Ormai si è capito che siamo davanti a quello che è diventato un vero e proprio standard del genere. Che sia chiaro, per me non è un male. Solo che con una struttura ludica ben più veloce e frenetica, perfetta per quella saetta dell'uomo ragno, ricca di combo, salti e arrampicate in ogni dove. Nonostante questo, però, in molti hanno alzato il loro dito definendo il titolo troppo scriptato e troppo legnoso. No? Personalmente non ho riscontrato tutta questa legnosità, anzi, i Quick Time Event uniti alle scene mostrate mi sono sembrati mescolati alla perfezione. Successivamente alla presentazione, gli sviluppatori hanno poi annunciato che nel corso del gioco non si potrà uccidere nessuno, pena il game over, il tutto al fine di rimarcare la morale del protagonista, una scelta che personalmente ritengo sia la migliore che potesse essere presa. Sicuramente molto meglio che ritrovarsi con un cavaliere oscuro inflessibile, non disposto a sacrificare alcuna vita umana, ma che poi investe decine e decine di persone a 200 km all'ora sparando con una mitragliatrice fissa. Insomma, ok il gameplay, ma non dimentichiamoci della coerenza.
Beh ragazzi, sarò onesto, Ni No Kuni 2 è stato forse il momento più strano ed inspiegabile dell'intero E3. Abbiamo un titolo molto atteso, il seguito di un brand amatissimo, un gioco che Microsoft non avrà, ed invece che mettermelo in conferenza lo presenti 10 minuti prima dell'evento con un trailer da masturbo. Cavoli, niente male. Con tanto di una data d'uscita finale, e andiamo così! E meraviglie delle meraviglie, annunciandomi che il gioco uscirà quest'anno. Ma sì, porco cazzo! Ma quindi perché non l'hanno presentato in conferenza? Vi giuro che davvero non ho capito il perché di una simile scelta. Personalmente ritengo sarebbe stato un gran bel momento, capace di dar forza alla diretta di casa Sony. Invece hanno preferito ficcarlo nel pre-show, letteralmente 10 minuti prima che cominciasse l'evento. Ma vabbè, queste sono scelte di marketing incomprensibili per noi comuni mortali. A me, dopo tutto, interessa di Ni No Kuni e che gran bel Ni No Kuni. Non vi nascondo che l'annuncio della non partecipazione dello studio Ghibli, unito ad un radicale cambiamento del combat system, mi aveva parecchio intimorito. Ma da quanto visto fino ad ora, il risultato mi sembra davvero ottimo, non solo sotto il profilo artistico di ambientazioni e character design, ma anche per quanto riguarda il sistema di combattimento, il quale ha abbandonato i famigli per votarsi maggiormente all'action. Yes! Diciamo che ad oggi il titolo sembra in grado di soddisfare ogni mia più rosea aspettativa. Quindi a questo punto non bisogna far altro che aspettare il 10 novembre e scoprire l'agognata verità. E invece un cazzo. E invece un cazzo poiché gli sviluppatori hanno recentemente annunciato il posticipo del gioco al 2018. Una scelta che mi fa improvvisamente capire la scelta del pre-show. Vorrei approfittare di questo quarto punto per parlare non di un gioco, ma di un momento specifico che si è presentato nel corso della conferenza Microsoft. Personalmente, credo che si possano muovere diverse critiche nei confronti dell'evento di casa Xbox, ma al contempo non posso far altro che lodarne il continuo impegno nei confronti del mercato indie. Un mercato che in mancanza di standard qualitativi può rendersi capace di tirar fuori davvero tanta merda, ma che se tenuto sotto controllo può invece dar vita a piccole perle dall'inimmaginabile qualità. Ashen, Super Lucky's Tale, The Last Knight, lo stesso Cuphead sono stati tutti titoli che hanno smosso non poco il mio interesse, e ringrazio Dio che si siano mostrati a noi nel corso di una conferenza così importante. Una presenza che ha permesso loro di mostrarsi ad un pubblico ben maggiore di quanto un semplice trailer sparato sul tubo avrebbe permesso, e penso che questa sia cosa buona e giusta. Sia chiaro, sono sicuro che parte dei titoli presentati si rivelerà essere a malapena mediocre, ma sono altrettanto certo che una fetta considerevole di questi saprà invece ritagliarsi un posticino nel mio cuore e, perché no, in una mia futura top di fine anno. Detto questo, ok il voler dare uno spazio anche alle produzioni indipendenti oltre che ai AAA più blasonati. Però dai Microsoft, un minimo di sforzo in più nello scegliere meglio quali titoli mostrare ce lo potevi pure mettere, perché il dover vedere l'ennesimo clone Minecraftiano o il 179esimo survival online fatto con il buco del culo, non dico che mi demoralizzi, ma i coglioni me li rende comunque belli pesanti. E non ho problemi ad affermare che nel corso della conferenza Microsoft i miei coglioni sono diventati belli pesanti parecchie volte. Giunti finalmente sul podio, la medaglia di bronzo se la giudica non uno ma ben due titoli, molto diversi per stile di gameplay, ma entrambi accomunati da diverse caratteristiche. Parliamo infatti di due titoli che attendevo con tutto me stesso. Entrambi sono seguiti di giochi che ho amato, ma in particolare tutti e due sono stati presentati alla stessa conferenza. Wolfenstein 2 The New Colossus è senza alcun'ombra di dubbio lo sparatutto che aspetto con maggiore impazienza. Ho adorato alla follia il primo capitolo e personalmente lo ritengo l'esempio più eclatante di come una struttura di gioco ormai fuori moda possa comunque amalgamarsi alla perfezione con meccaniche ludiche più recenti, un'accoppiata che diede vita all'FPS per antonomasia. Giusto per darvi un'idea, ritengo The New Order di molti gradini al di sopra del tanto blasonato Doom.
State capendo? Fortunatamente, da quanto visto fino ad ora, il titolo non sembra aver perso il suo mood generale, a tratti serioso, a tratti quasi comico nella sua esagerata violenza. Un vero e proprio film di serie B che vuole divertire ed intrattenere senza farsi prendere troppo sul serio, e cullandosi nel concetto base che l'unico nazista buono è un nazista morto. Ed onestamente io non chiedo altro. Nonostante sappia che a molti il primo The Evil Within non sia piaciuto per i motivi più disparati, io lo ritengo invece un grande ritorno del mai troppo amato Mikami, il quale confezionò un'opera malata, fuori di testa, lugubre ed opprimente. Un'esperienza survival horror dal grande carisma, insomma, seppur nella fase finale si fosse lasciato un po' troppo andare all'action sparacchino più puro. The Evil Within 2 sembra non aver perso minimamente il suo carattere sempre malato al punto giusto, e seppur finora si sia visto piuttosto poco, quel poco è comunque bastato a darmi ottime impressioni. Ambientazioni da incubo, creature che sono tutte un programma ed una componente narrativa apparentemente di grande importanza, potrebbero essere gli ingredienti vincenti per un titolo capace di infiammarmi per la goduria e terrorizzarmi dalla paura. Il vero colpo di grazia però è giunto quando, durante la conferenza, sono state presentate le date di entrambi i titoli. Attesi per questo ottobre! Yeah! Unico rimpianto riguarda i leak arrivati pochi giorni prima dell'E3, i quali avevano reso noto la probabile presentazione di entrambi i giochi. Un vero peccato, considerando che se il tutto fosse rimasto una vera sorpresa, sicuramente mi sarei goduto entrambi gli annunci con un serpente nella zona lombare ben più imponente. E magari questa meritata medaglia di bronzo si sarebbe potuta trasformare in argento. Ed invece? E invece la seconda posizione se l'è aggiudicata un titolo targato Sony. Quando Days Gone venne annunciato per la prima volta, ne rimasi stregato più per la massa informe di non morti su schermo che avanzavano senza sosta piuttosto che per meriti effettivi del gioco in sé. Ancora si sapeva ben poco del titolo effettivo, delle sue caratteristiche e delle sue qualità, ma a questo E3 ho finalmente ottenuto la conferma che cercavo. In quei 5-10 minuti di gameplay mostrato abbiamo finalmente visto molto più nel dettaglio l'ossatura ludica del titolo, che oltre alle schiere infinite di cadaveri ambulanti unisce free roaming, stealth, action e molto altro ancora. Ciò che però mi ha maggiormente colpito sono stati i successivi gameplay, i quali hanno mostrato la stessa missione, riproposta però in maniera differente, con risultati differenti. A seconda delle strade intraprese, dell'orario giornaliero e della situazione climatica, si sono aperte piccole possibilità aggiuntive che, seppur senza andare a trasformare l'esperienza di gioco, riuscivano a donare un certo senso di libertà da non dover prendere sotto gamba. Preparare un'imboscata, evitare un'imboscata, lanciarsi al massacro di giorno, attendere la notte e passare indisturbati mentre i nemici stanno dormendo, cercare di far scannare gli avversari l'un l'altro, queste sono soltanto alcune delle infinite possibilità che i ragazzi di Ben Studios potrebbero mettere in pratica. In particolare, spero di cuore in un comparto narrativo di spessore e capace di appassionare. Trovo paradossalmente comico che mentre alcuni già parlino del sicuro fallimento di questa nuova IP, perché gli zombie hanno rotto i coglioni, io invece spero di ritrovarmi con un'opera capace di trasformarsi in un piccolo cult ai livelli di un Uncharted, di un Horizon, magari addirittura di un The Last of Us, perché no? Ovviamente è ancora presto per sbilanciarsi e la possibilità di ritrovarsi con un insuccesso è sempre dietro l'angolo, ma personalmente sono fiducioso in Sony, in Ben Studios e ovviamente in Days Gone. Non ne ho ancora mai parlato in tutto il video, quindi immagino che tutti quanti voi già saprete chi si sia aggiudicato il primo posto, giusto? Yeah. It's time to jump.
ragazzi, oh, aspettate un attimo, guardate che qui non abbiamo ancora finito. Esatto ragazzi, una posizione bonus, una posizione che non riguarda né una conferenza né un videogioco, bensì uno specifico evento che si è tenuto proprio qui, su questo canale. Ed ovviamente sto parlando... Hangout è in diretta! Yes! Yes! Del giro delle tre in quattro giorni. Come ti ha imparato tanto tempo fa? Quando giocavi invece di andare a scuola, quanti sgridi ti prendevi da papà. Prego Kira, saluta pure i nostri ospiti. Un saluto a tutti i depravati che hanno deciso di sprecare le già risicate ore di cui si compone la vostra vita per sentire un indefinito numero di stronzate senza alcun filo logico. Due domande me le farei. Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non potimo perdo, e fa figure in me, perché noi siamo bravissimi, e super pagatissimi, e se finiamo nel baratro, la colpa è solo dell'arbitro. No, Frezza è più così, è più tipo... Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale della Freccia Blu. Quest'oggi parleremo delle tre di Electronic Arts. Le tre, una conferenza che devo dire mi ha fatto veramente cagare. Chi è? Un applauso personale a Jeff Holden MacLeod III. Che cazzo? Ne manca uno! Uno! 100! 100! Io ne vedo 100! 100! Me l'abbiamo fatta! 100! Grandi! Grazie! 1000! Che dire ragazzi, è stato un qualcosa di incredibile. Ci tengo a ringraziare personalmente le centinaia di persone che ci hanno guardato in diretta, i migliaia di commenti con il quale abbiamo interagito, i folli che alle 4 di mattina ci stavano ancora seguendo, ed ovviamente quei malati di West, Saf, Lucky e Vlad che hanno deciso di passare con me 20 ore, più di 20 ore della loro vita in quello che è stato, senza alcun ombra di dubbio, il miglior momento che abbia mai vissuto su questo canale. Allora, prendo il macinato, lo apro, è la cosa fondamentale, perché con la plastica non viene bene. Ci ho provato, vi assicuro che non è saporita come... Come si crede? Chissà perché. Sì, credo che più o meno... Sono caduti nel macinato! Sì, come stai facendo te? Perfetto, Vlad, è proprio... Paragonabile a un'esperienza VR. Caravacciolo, levati proprio. Poi, allora, dopo... Aspetta che si chiudo la mano, mi chiudo qua dentro. Allora, lei da tagliare, piccinino, piccinino di sta maniera. No. E da fare attenzione non provocare né io tardan terra perché vi tagliati. Allora, facciti sta maniera. Minchia, ho sporcato tutto il telefono di pomodoro. Adesso prendete le mani, lavatevele prima però. Ma anche perché potrebbe... E dovete fare questo movimento. Dovete fare tipo Sasha Grey proprio, va, dovete... Ha un nome tecnico questa cosa? Fare l'amore con la carne, oppure come dicono dalle tue parti, miscetiari. Poi si prende la paletta e voilà, e ti schizza tutto l'olio addosso in ustioni. Anche se qua prendete e opla, lo fate cadere per terra. A noi contraria, ecco che noi cerchiamo di difenderci da queste inequità. Così palese, grande Luciano Moggi. Per chi usa Twitter, andate da Phil Spencer e cliccate Phil Spencer found the yellow pecora. E voglio vedere che cazzo vi risponde. Yellow pecora nella live IGN. Oddio, la yellow pecora è arrivata nella live IGN. Ma veramente? Grandi così, cazzo! Madonna mia, che cazzo ho combinato stasera! Passatemelo Red subito! Fred ha taggato Phil Spencer su Twitter con la yellow... No! Phil Spencer! Grande Fred! La pannocchia!
è veramente difficile. È una creatura di Lovecraft. No, perché volevo fare beat di Winnie il Coyote. Sì, l'immortale. Però dopo che l'ha schiacciato sotto il treno. Fantastici e non budimo perdo e fa figure e merda. Perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi. E se finiamo nel balatro, la colpa è solo della... Animal Vlad, let's go to the city. Vlad is strange, Dark of Vlad, the wake... The Walking Vlad, Vlad Effect, Vlad Space 3, Resident Evil, Operation Vlad City, Resident Vlad, Luigi's Blade. Non ce la faccio più, ragazzi, sono troppi. Vlad Simulator, Vlad Soul, Detroit, Become Vlad, Grim One, Street Vlad, Silent Vlad, Left 4 Vlad, Vlad Emblem, Alone in the Vlad! Alone in the Vlad! Ma ragazzi, sono le 9:30, direi di far partire l'usondaggio, vai, signori, vai con il sondaggio. Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non budimo perdo, e fa figure e merda, perché noi siamo bravi. Spero di cuore che quanto fatto quest'anno possa ripetersi anche per i prossimi tre. Ma per il momento io non posso far altro che ringraziarvi per l'attenzione e salutarvi. Ma tanto non vi preoccupate, amici miei, perché come sicuramente saprete, avremo modo di rivederci per la flop. Perché ovviamente quando io comincio a registrare, cioè quando io non registravo e stavo a studiare, questi non c'erano. Questi non c'erano. Soltanto quando ho cominciato a registrare hanno detto: guarda, stai registrando. Allora è il momento di andare a rompergli il cazzo. C'è un'icona videoludica in particolare che ha saputo farci tanto godere quanto soffrire. Ovviamente quando mi sono rimesso a registrare, quello si è rimesso a tagliare l'erba. Sono due! Che poi porco il cazzo, già fa un caldo della madonna, devo pure chiudere le finestre, non posso accendere l'aria condizionata, devo pure stare ad ascoltare voi stronzi fin quando non vi fermate a prendervi un bel cappuccino. Ovvio che il risultato finale si riveli all'altezza delle aspettative, è ancora tutto da vedere e come... Oh, e basta! Che coglioni! Non si fermano più. Non si fermano. Hanno deciso. Bah. Sta facendo un video. Lo conosciamo. Andiamogli a rompere il cazzo dalla mattina alla sera. 7 ore che stanno a tagliare ste piante di merda. E mo ci sta la sega di sto cazzo. Potreste spegnerlo un secondino? Un secondino? Please. Please, figlio della merda, please. Ti sto dicendo please. E io non dico please a tanta gente. Stronzo. Cioè, essendo in due, quando uno si ferma, l'altro va avanti. L'altro si ferma e riprende quell'altro ancora. Quindi è una matriosca in cui non finisce più. Mi state rompendo il cazzo. Sono giorni che tagliate sta merda di piante. Giorni che tornate qui e mi rompete lo cazzo. Oh!